Signore Dio nostro, la comunione ai tuoi santi misteri suscitò in noi la fiamma di carità che alimentò incessantemente la vita del beato Giovanni Paolo e che lo spinse a consumarsi nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Per la parrocchia,
di andare su ad accendere questa croce. E quindi mentre si è portato su e ha acceso questa croce, arriva un messaggio contemporaneamente all'accensione della croce sul telefonino: Giovanni Paolo II è andato alla casa del Padre. E quindi questa luce di Giovanni Paolo II che si accendeva nel cielo, l'abbiamo letto anche come questa croce luminosa si è accesa qui, su questa parrocchia, in questa città. E sappiamo bene qual è il rapporto che Giovanni Paolo II ha vissuto con la croce, quella croce che ha sempre portato al cuore, ha sempre stretto a sé. E qualche giorno dopo abbiamo celebrato una messa dove hanno partecipato tutti i cittadini di Marano, era presente anche l'amministrazione comunale, e in quell'occasione ho chiesto pubblicamente, siccome era già in cantiere di fare questo spazio davanti alla parrocchia, vogliamo dedicare questo spazio, questa piazza a Giovanni Paolo II. Non c'era bisogno neppure di chiederlo, perché all'unanimità hanno detto sì gli amministratori e logicamente con grande emozione tutto il popolo santo di Dio. E questa realtà che vediamo davanti alla Chiesa è stata portata avanti dall'amministrazione comunale, per tre amministrazioni comunali, iniziata con una, portata avanti da un'altra e poi conclusa adesso con l'attuale amministrazione. Abbiamo la presenza anche di alcuni dei nostri amministratori, stasera c'era un importante consiglio comunale, tra l'altro il sindaco ha avuto anche un piccolo malore, preghiamo anche per la sua salute, questa sera non è presente, sono presenti alcuni suoi rappresentanti. E quindi questa piazza è intitolata a Giovanni Paolo II, allora Papa, oggi Beato. E abbiamo avuto delle successive anche emozioni vivendo questo rapporto con Giovanni Paolo II, perché l'anno scorso abbiamo inaugurato questo piazzale e la prima statua che adesso è stata rimossa, perché era un po' provvisoria nell'attesa di farne una più grande come stasera, e questo è avvenuto proprio il 16 ottobre quando Giovanni Paolo II è stato eletto Papa, il 16 ottobre 78, e coincideva, una parentesi anche personale, col mio inizio pastorale qui a Marano. Io sono stato ordinato il 78 aprile e a ottobre iniziava il mio ministero, il 16 proprio di ottobre, quando Giovanni Paolo II fu eletto Papa. Successivamente in questo anno abbiamo vissuto anche un'altra forte emozione, perché il 18 abbiamo fatto una grande veglia, il 18 maggio, veglia di preghiera lì, su quella piazza che sta sopra, molto bella, che già abbiamo utilizzato tante volte anche per incontri di preghiera, e in quell'occasione abbiamo fatto ascoltare, vi ho svegliato forse, era le 10:30, la vostra voce qui in questa piazza risuonata e ha dato un forte impulso a quella sera alla preghiera, e ha annunciato anche con brevi parole il senso del giubileo che stasera stiamo vivendo, possiamo dire in una maniera anche molto solenne, e che certamente saprà entrare anche nei nostri cuori. E quindi stasera procederemo a questa inaugurazione, e abbiamo scritto, proprio per ricordare bene questi eventi, una lapide qui davanti con l'iscrizione che poi tutti quanti potremo leggere quando passiamo di qua: in questo giorno di grazia alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, delle autorità cittadine, del popolo santo di Dio, viene esposta alla pubblica venerazione questa effigie di Giovanni Paolo II, dono della comunità di San Castrese, quale monumento solenne alla grandezza e alla santità del Papa che tutti abbiamo amato, e quale segno di rinnovata speranza che il giubileo per Napoli proclamato dal nostro cardinale ha seminato nel cuore di tutti. Questo lo troverete scritto nella lapide commemorativa. E prima ancora
l'ora della benedizione colgo l'occasione per esprimere qualche ringraziamento innanzitutto a Vostra Eminenza che nonostante la giornata così intensa vissuta con la riunione stamattina del Consiglio Presbiterale e poi con tutti gli impegni pomeridiani, ma il nostro cardinale è instancabile come Giovanni Paolo II, quindi tutta la giornata la riempie sempre. Veramente è un indomito e zelante pastore per tutto il popolo cristiano. E quindi vogliamo esprimere il ringraziamento alle amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni e che hanno donato questo spazio qui, in questo luogo dove sorge la parrocchia madre di San Castrese, dove la fede cristiana trova le sue origini e la sua storia. E insieme a loro ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato anche questa sera alla realizzazione di questa bella serata, ringraziando il Signore Giovanni Paolo II che ha pregato perché non piovesse. Credo che sia stato un dono suo questa sera. Ringraziamo quindi la Polizia Municipale per così aver citato anche la possibilità di non vivere nel traffico questa celebrazione, le associazioni presenti, associazioni cattoliche di San Castrese, di Sant'Antonio, delle associazioni della Madonna dell'Arco, e quindi siamo tutti riuniti, tutti i maranesi stasera a vivere questo evento. Un ringraziamento anche alla ditta che poi ha preparato questa bella statua e a chi, e lo devo dire perché veramente ha lavorato tanto, insieme alla ditta ha spinto e ha dato anche le coordinate per la realizzazione di questa statua, che il nostro animatore artistico parrocchiale, che Lino, per noi si chiama Linocchio. Artistici della parrocchia, quindi bene. Allora adesso, carissimi fratelli e sorelle, il rito di benedizione che stiamo per celebrare, esponendo alla venerazione del popolo cristiano una nuova immagine del beato Giovanni Paolo II, rende anzitutto grazie a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamoci, disponiamo i nostri cuori a comprendere il vero significato di questa celebrazione, offrendo alla devota attenzione dei fedeli le immagini dei santi. La Chiesa Madre vuole porre sotto i nostri occhi l'effigie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e in morte, perché innalzando lo sguardo alla città futura possiamo scorgere la via per la quale i santi sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni, ci amano, ci assistono, ci soccorrono e intercedono per noi in forza del misterioso vincolo di comunione fra tutte le membra della Chiesa pellegrina nel mondo e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del cielo. Non abbiate paura. E anche viviamo un momento bello. La preghiera del Giubileo che è diffusa in tutta la diocesi adesso sarà proclamata, recitata da Don Luigi. C'è anche il suo parroco nella parrocchia di San Castrese. Signore Gesù, pienezza del tempo e Signore della storia, disponi l'animo nostro a celebrare con fede il Giubileo per Napoli e per la nostra diocesi. Perché sia un anno di grazia e di misericordia, donaci un cuore umile e semplice per accogliere il dono di quest'anno.
Disponi i cuori degli uomini e delle donne di buona volontà ad aderire all'appello della Chiesa di Napoli. Diciamo insieme lode e gloria a Dio Cristo, oggi e nei secoli eterni. Lode e gloria a Dio Cristo, oggi e nei secoli eterni. Gesù, porta della vita, guida i nostri passi mentre apriamo le porte della nostra Napoli. Fa che attraversando la porta della condivisione e della solidarietà impariamo a difendere i deboli e i diseredati dalla fame e dalla povertà. Fa che attraversando la porta della legalità educhiamo i nostri giovani a valori della giustizia, della libertà e della pace. Fa che varcando la porta della fiducia e dell'accoglienza impariamo che ogni uomo è nostro fratello e che ogni volto è icona del tuo volto sfigurato e trasfigurato dalla sofferenza e dalla gioia. Fa che aprendo la porta delle arti e delle scienze, la nostra comunità religiosa e civile intensifichi il dialogo per percorrere insieme la via della bellezza. Lode e gloria a Dio Cristo, oggi e nei secoli eterni. Gesù, luce che illumini ogni uomo, donaci in questo speciale anno giubilare di impegnarci nella pratica delle 7 opere di misericordia corporale e spirituale, testimonianza viva della carità evangelica, della fraternità, della comunione e dell'attenzione ai poveri. In questo anno di grazia e di rinnovamento benedici il nostro Vescovo Crescenzio, guidalo, sostienilo, fortificalo, mentre introduce la Chiesa e la città di Napoli nei sentieri della speranza, perché pregustino già il cielo nuovo e la terra nuova. Signore Gesù, ascolta la preghiera della Madonna Santa, Madre del Principio. Donaci per sua intercessione un nuovo principio di vita aperto agli orizzonti del tuo Vangelo. San Gennaro e santi patroni della nostra comunità ecclesiale e civile, custodi delle porte di Napoli, intercedete per tutti gli uomini e per tutte le donne di buona volontà che in questo giubileo aderiscono all'appello del pastore della Chiesa di Napoli per costruire insieme la città che tutti chiameranno città della giustizia, città fedele. Amen. Amen. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura. Di grazia. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Fa che impegnandoci nell'edificare la città terrena, per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tuo Padre ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.
Solo questa, siccome lui ha sempre invitato la Chiesa ad aprire la porta a Cristo, allora vi dico adesso che lo avete in mezzo a voi, aprite le porte delle vostre case, dei vostri cuori, del vostro lavoro e anche del vostro dolore a lui, a Giovanni Paolo II, perché lui in compagnia di Cristo entrerà da voi e verrà a portarvi la sua benedizione e la sua gioia. E non abbiate paura, perché con Giovanni Paolo II noi camminiamo sicuri incontro a Cristo e Cristo ci benedirà. Il Signore vi benedica sempre, vi dia pace, gioia e serenità. E a Maronna va con voi. Grazie al nostro cardinale, grazie a tutti di nuovo, anche ai parroci, ai sacerdoti di Marano che sono in